Quanta bestia la crisi economica! Un giorno sei ricchissimo e una moglie bella con la puzza sotto il naso, una casa con piscina, svariate Maserati e un fido maggiordomo, quello successivo sei praticamente in mutande. Allora Junior, c'è solo un obiettivo importante nella vita, mandare la palla in buca. Il povero Giacomo Maria Poretti passa attraverso queste fasi con incredibile nonchalance e dopo aver bruciato i risparmi di una vita in un avventato investimento in Burgundy, diventa povero portando con sé l'amabile Giovanni, distinto servitore innamorato del Bushido e della bella Dolores, e l'apolide maculato Aldo, nullafacente cronico che dopo essere stato investito da Giovanni, pensa bene di ricattare i due facendosi risarcire, ovviamente nell'immediata vigilia del tracollo finanziario di Poretti. Colpo di Stato. Dal 1997, anno del loro debutto al cinema con il cult Tre Uomini e Una Gamba, Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, meglio noti come Aldo, Giovanni e Giacomo, si sono contraddistinti per la vena surreale della loro comicità e quella capacità originalissima di raccontare i dubbi e le paure di una generazione inconcludente e indefinibile in maniera deliziosamente folle, pur senza allontanarsi troppo dalla realtà. No, mi sono divertito, certi col passare del tempo la loro maturazione artistica ha preso forme via via sempre diverse, approdando a storie meno vulcaniche rispetto agli esordi e forse meno trascinanti. E la tendenza è confermata purtroppo anche dal loro nuovo film Il ricco, il povero e il maggiordomo, firmato assieme a Morgan Bertacca. Ti piacerebbe? La storia è purtroppo molto esile e il pretesto narrativo, ovvero il tracollo di un uomo d'affari che si porta appresso le vite di due suoi dipendenti, da solo non basta a sostenere un intero film. Non se le gag proposte si presentano come un qualcosa di già visto. La regia invisibile dell'esordiente Bertacca, inoltre, non si segnala per arditezza stilistica, frenando l'incisività di una commedia che avrebbe potuto e dovuto essere più briosa. Ho sempre sognato! Il baffo, eh? No! Il riporto!